tantissime persone che sono venute. Sì, la prima esperienza risale al 1968 sotto il monte, un luogo significativo dove è nato Papa Giovanni, ed è stata sempre in questi anni l'occasione per mettere al centro la riflessione sull'estate questo che dice il logo. Senta questo che dice. Offre per il 1 gennaio per una dice che ai vescovi vanno a fare missione e cose. Io ho detto una mezzanotte un po' particolare. Tu ci credi a questa cosa, no? L'aspetterete pregando per il mondo. Ma non ci credo, che pugri. Ma danna isti, vedi, vanno a robanno, vanno camminando con i Mercedes, con i Ferrari, si accattano le meglio macchine, vivono in Dalozio, tenono le case di 5 stanze, tenono 2 perpetue, e me vanno a fare, che carità vanno a farsi i cristiani? Tu si paccia, no, la chiesa non esiste, è tutta una cosa falsa. Come sta te zitto sto cretino? No. Nonna, tu sei strumentalizzata! A partire dal passaggio di Benedetto XVI. Ma c'è la miseria, no? Santo a tutte parti, lo Papa, Gesù Cristo, San Pietro, Padre Pio, guidaci Signore Santo nel cammino. Ma io già capivo, no? Come ha fatto a trovare questo avvicinamento? Come fai a credere in una preta e un preote che racconta le storie e poi dopo casomai si leva lo collare e si va a sposare in un altro paese o scoprono che come fai a credere in questi cristiani che professano la parola di un Dio che non sapevo manco se è esistito? Ma sta zitto, Allora tu pensi, alla fine dei conti pensi che sta chiesa è tutto vero, no? Non è vero, e se non è vero questo, che è vero? E le musulmane, come la vedi in coppa le musulmane? Allora. Musulmane, ebrei, quindi non sono pure credenti che credono in tali santi loro, le dei loro. Innumerevoli, gravi, quello che addossa lui. Ed auspico che si apra a prospettive di pace giusta e duratura, metto nelle mani del divino bambino di Betlemme i segnali di ripresa del dialogo tra israeliani. Ma no, ma tu mi capi, no, ma io non credo in questo. Io non credo in questa chiesa, no. Secondo me sta chiesa è bigotta, falsa e ha commesso tanti reati, incluse le crociate. Ma te, ne stamattina, non mi fa bene tanto. Oh. È buono. Non ci credi, non ci credi delle perfettiture. Tu non ci credi? Io ci credo. Credi pure a sto facci brutto lo sto papa. Ma state zitto, maronna mia, ci faccio io. Ah buono, che c'è niente, va buono, ci ho capito, non mi accorca.